E chiamo subito a fianco a me, appunto, l'ospite di oggi che sono contentissimo di avere, che è Grace, o meglio Grace The Amazing, come è conosciuta su Instagram. Ciao Grace. Ciao, buongiorno Ale. Eccoci. Grazie Ale, mi fa un sacco piacere di essere qui. Hai scelto una bellissima parola, contaminazione. Penso anch'io che sia la parola giusta e migliore assolutamente per la live di oggi. Allora, Grace, molti su LinkedIn probabilmente non ti conoscono, proprio perché tu hai una popolarità importante come esperta su Instagram, quindi sei un Instagram specialist e quindi hai molta visibilità su Instagram, su LinkedIn un po' di meno, quindi per chi non ti dovesse conoscere, chi sei, cosa fai, magari anche come sei arrivata a fare quello che fai, che è molto interessante. Certo, beh, appunto io mi chiamo Grace, sono metà italiana, metà russa, proprio di origini. Ho vissuto, tipo, ho 30 anni, ho vissuto 15 anni della mia vita di là, 15 anni di qua, proprio avanti e indietro, quindi sono completamente proprio italo-russa. E appunto questa parte è importante perché io mi formo nel mercato digitale russo, che per molti aspetti, in particolare per Instagram, è molto più avanti rispetto al mercato digitale italiano, ma oserei dire anche europeo per certi versi. E Interessante. questo, diciamo, mi ha permesso di crearmi una forte carriera e avere una grande crescita in Italia, perché, diciamo, sono un po' un'innovatrice, no? Portando appunto dalla Russia in Italia quello che imparavo e quello che continuo ad imparare, porto sempre appunto una visione nuova, fresca, che qui in Italia ancora non c'è, e di conseguenza appunto questa, diciamo, mia origine mi ha permesso da un certo punto di vista, appunto, a costruirmi una forte carriera qui in Italia. E appunto sono 7 anni ormai che lavoro come Instagram e Community Specialist. Avevo iniziato come social media manager prima in agenzia, poi come freelance, poi mi sono sempre più specializzata proprio in particolare su Instagram e in particolare sulla creazione delle community, che mi sono resa conto con gli anni che era proprio il mio tratto distintivo, il mio punto di forza, la mia capacità di riuscire sul profilo mio o quello dei miei clienti, quando ancora appunto gestivo il profilo per gli altri, di appunto creare delle community. Cos'è una community in sostanza, no? Creare un gruppo attivo di persone sul profilo che ci segue, e non semplicemente un numero di follower, insomma, quella altro non è che vanity metrics in sostanza. Esatto. Allora, sulla tua storia è interessante il fatto che tu abbia detto che hai anche lavorato in agenzia, perché tra le persone che ci ascoltano sicuramente tanti lavorano in contesti simili, perché ha un seguito che diciamo, ha una buona base di social media manager, titolari o persone, account che lavorano in agenzia. Quindi Grace, una di noi, già fin dalle origini. Anch'io ho un passato d'agenzia, tra l'altro, anche se io ero più nel mondo degli eventi, ma alla fine si respirava quell'aria lì, quella famosa aria in cui sembra che devi salvare delle vite ogni giorno, detto poi, no? Tra addetti ai lavori. È vero, poi apri la tua di azienda, e allora inizi ad essere tu quello che chiedi a tutti di salvare le vite, no? Esatto, timing che non esistono, fare tutto a nottetempo e vabbè, insomma, d'altra parte, perpetuiamo diciamo, la cattiva pratica. E, ecco, guarda, hai detto già una parola, perché adesso vorrei tornare appunto sul concetto di community, no? Che secondo me è veramente la differenza e fa la differenza ed è un gruppo di persone attive, no? Noi siamo abituati purtroppo, penso che ci sia un qualcosa di archetipico psicologico, non l'ho mai indagato, ma credo che ci sia nel guardare i numeri, la quantità, forse un istinto di sopravvivenza, la quantità ci fa sopravvivere se pensiamo al cibo, può anche ammazzare anche nel campo del cibo, ma è un altro discorso. E quindi essere il più seguito, quello con il maggior numero di follower, quello che ha sempre più cuoricini o like, ci sembra sia una garanzia di successo e di avere una community, quando invece quello che anche tu appunto insegni su Instagram, che è un mondo che pensiamo sia più da vanity, ma in realtà tu ci dirai probabilmente non è, non ha senso guardare ta così tanto quei numeri, no? Come la vedi? Io penso che sicuramente Instagram è più da vanity, ok? Cioè,
negarlo non ha senso, perché comunque, proprio per come è nato come social, dove si condivideva il bello, si condivideva il perfetto, si condivideva il meglio. E inizialmente, quando proprio Instagram è nato, non è che c'erano tutti questi insight che ci sono ora. C'erano il numero di follower, il numero di like, poche cose in più. E indubbiamente quello, secondo me, ha portato a fare in modo che tutte le persone che si iscrivessero proprio agli albori fossero ancorati in un certo senso a quei dati lì, perché tu non avevi altri dati. Quindi, per capire se tu hai fatto un post bene, l'hai creato, è andato bene, avevi praticamente davvero solo i like e i commenti. Poi il Certo. social si è evoluto, ma si sa che, cioè si sa, almeno questa è la mia opinione, che molto spesso la tecnologia, non so, comunque, diciamo il mondo così, no, tecnologico, evolve e cambia molto più velocemente rispetto a quanto noi umani riusciamo a starci dietro. E questo ha portato al fatto che, secondo me, noi persone siamo un po' rimaste ancorate a quella percezione di Instagram, a quei no numeri di Instagram, all'importanza di quei numeri, no? Per dire, ad oggi, esempio banale, gli hashtag non servono assolutamente a crescere, a farsi conoscere, cosa che serviva invece, tipo, non so, 2016, 15, 13, quello che è. Ad oggi servono semplicemente a far capire all'algoritmo di che cosa parliamo. Ma è talmente tanto ancorata quell'idea che gli hashtag servivano a farci conoscere che tutt'oggi la gente continua a crederlo, anche se ormai siamo nel 2024 e cioè, Instagram esiste da quanti? 2011, sarà dal 2011 che c'è, 2013, forse per gli Android, no? Quindi questa evoluzione che c'è stata del social, diciamo noi persone non siamo riuscite a starci dietro a questa evoluzione. E questo ha portato al fatto che comunque c'è questa percezione che su Instagram la cosa più importante siano i follower, i like e quant'altro, quando la verità è che quelli sono dei numeri che tra l'altro possono essere facilmente falsificati. Possono essere, non sono numeri che ci dicono realmente nulla, perché il fatto che io, c'è un caso famosissimo che penso sicuramente avrei conosciuto, cioè avrei sentito, di questa influencer che non mi ricordo quanti milioni di follower aveva, ed è riuscita a vendere, cioè aveva milioni e milioni di follower, ed era riuscita a vendere tipo 14 magliette quando ha lanciato il suo brand. Non 14! aveva community, esatto, aveva. Esatto, aveva un grande numero di follower, ma non aveva una community. E qui sta la sottile differenza, no? Tra che cos'è una community e che cosa, cioè, e che cos'è il numero di follower. Il numero di follower è il numero di follower e tutte quelle persone che ci seguono sono i nostri follower. Ma non tutte le persone che ci seguono con lo stesso interesse, con lo stesso coinvolgimento. Ci sono persone che magari ci hanno messo il follow e non entreranno mai più nel nostro profilo, non si ricorderanno chi siamo, cosa facciamo, e andata così. E c'è invece chi non si perde una storia, non si perde un contenuto, è super attento, commenta, ci scrive DM e quant'altro. E ci sarà chi c'è anche in mezzo, no? Che magari una storia la guarda, due no, un contenuto ci interagisce, ad uno mette mi piace, con l'altro commenta, poi si dimentica per noi per 2 settimane e poi ritorna. E di conseguenza la community, non possiamo dire che, cioè se io ho 50.000 follower, non posso dire che ho una community di 50.000 follower. La mia community sicuramente è più piccola. Darle una dimensione, una, come dire, definizione di quante persone fanno parte della nostra community, non credo sia fattibile, è difficile, no? Perché non è che c'è davvero un numero che ci permette di capirlo. Però indicativamente andiamo ad orientarci a quante persone veramente interagiscono con noi, no? Quindi quante Certo. persone veramente commentano, ci scrivono messaggi, condividono i nostri contenuti. Ecco,
le persone che lo fanno, quelle sicuramente invece fanno parte della nostra community. Community. Guarda, questo che hai raccontato ha già tantissimi punti di contatto su LinkedIn, no? Magari mentre Instagram è partito, come ci ha raccontato, da questo aspetto un pochettino più estetico, di conseguenza magari anche vanity, poi anche una mancanza ovviamente di strumenti di analisi, LinkedIn ci è arrivato dopo, no? LinkedIn era un po' il circolo ristretto delle conoscenze di business, però poi le dinamiche sono un pochettino cambiate e la corsa ai numeri. Una volta c'era questa cosa che solo gli user più vecchi ricorderanno, che era il Lion. Alcune persone nel sommario scrivevano Lion, proprio Leon, che stava per LinkedIn Open Networker, della serie accetto connessioni da chiunque, chi se ne frega chi sei, cosa fai, se mi vai, mai vorrai parlare con me in privato o sotto un post, no? Proprio quello è assegnato l'inizio di questo trend a guardare semplicemente i numeri. Però su LinkedIn è esattamente la stessa cosa, con la differenza tecnica che purtroppo ancora oggi per i profili personali gli aspetti di analisi sono molto molto limitati, perché le analisi più avanzate sono per le pagine aziendali, ma che appunto sono per i brand, non per i personal brand, raramente sono utilizzati per i personal brand, non è la best practice, diciamo, il personal brand ha semplicemente il proprio profilo e lì gli strumenti di analisi sono molto bassi e quindi è anche difficile, per esempio, sulla base di X collegamenti o follower, capire quanti sono attivi. Oppure un'altra cosa che nelle mie formazioni emerge sempre e che alcune volte magari le persone non sanno, ma è interessante, è come LinkedIn calcola l'engagement rate rispetto a quello che fa Instagram, no? Instagram lo fa sulla base dei follower per capire quanti sono coinvolti, LinkedIn lo fa sulla base dei visualizzatori del singolo post, quindi okay, un engagement rate sempre basato su un numero differente che è chi ha visto quel post e quindi che non ti dà un'idea. Però che posso dire che secondo me è più giusto, secondo me sì, perché basare l'engagement rate sul numero di follower, nel senso, io per esempio ho il mio profilo da appunto 7 anni in maniera attiva, perché poi ce l'ho da più anni, e sicuramente tra i miei follower ci sono profili inattivi che nel frattempo proprio hanno smesso, persone hanno smesso di entrare nel loro profilo, no? Profili che sì, profili inattivi, e quante persone negli anni, no, in questi 7 anni magari davvero hanno o banalmente anche perso accesso al profilo, sono stati hackerati e quant'altro e non hanno mai più effettivamente interagito con il mio profilo, non tanto perché non gli interessano i miei contenuti, no, non usano più quell'account. Non usano più l'account, e quindi basare l'engagement rate sulla visualizzazione del post, a mio avviso, è più, non più onesto, però ti dà una percezione migliore. Esatto, più corretta di effettivamente qual è l'engagement, perché poi l'engagement rate di fatto è una percentuale, no, di quanti, cioè quanti ci sono state interazioni rispetto ad un numero, che nel caso di Instagram è il numero di follower, nel caso di LinkedIn il numero di visualizzazioni. Ecco, il numero di visualizzazioni è effettivamente quante persone hanno visualizzato quel contenuto, non ci sono lì appunto per dire account morti non utilizzati più, e quindi secondo me ci sta, è una bella cosa. Interessante, in questo caso è Instagram che potrebbe imparare qualcosina da LinkedIn per una volta. Beh, Instagram negli anni è famoso per aver rubato di tutto da tutti i social, quindi se ruba una cosa in più non che si ruba una vicenda. LinkedIn ci ha provato a rubare le storie, le ha dovute togliere, adesso sta provando a rubare tra virgolette i reel, perché anche su LinkedIn stanno testando una visualizzazione di video verticali immersivi con scroll verticale in test negli Stati Uniti. In Italia qualche account già può provarli, ma in realtà non ha ancora la funzione per accedere a questi video nell'app, quindi è ancora un po' da vedere, però in effetti i social tra loro, no, cercano di tirare fuori le belle idee degli altri e utilizzarli. Io dico sempre, però speriamo che non ci taglino questa live per la cosa che sto per dire, che LinkedIn copia male e in ritardo di solito. Beh, dato di Instagram si dice che Instagram non è in grado di rubare, meglio che compri l'azienda. Compri, vero, si dice questa cosa. Senti, parliamo un attimo di benefici prima di andare poi invece a parlare di come costruirla una community, no? Però il perché viene sempre prima di tutto, no? Quindi tu lavori molto con i personal brand su Instagram,
personal brand e anche nell'ambito B2B, il paradiso di LinkedIn, quindi qui sicuramente ci sono dei punti molto interessanti. Cosa porta? Quali cambiamenti hai visto, per esempio, nei tuoi master, le persone che seguono il tuo master, community master appunto, come cambiamento dal focalizzarsi su numeri vanity o avere le idee confuse a costruire una community che, per quanto magari inizialmente anche piccola, appunto, non sono i numeri in senso assoluto che contano, fosse però coinvolta, no? Quali benefici porta avere una community, un personal brand? Guarda, io faccio sempre questo paragone, questo esempio che secondo me è molto calzante. Decidere di creare una community è come avere un seme di un frutto in mano, tu non sai che frutto hai, cioè che hai semplicemente avuto questo seme, lo pianti, lo annaffi con tanta pazienza, te ne prendi cura, inizia a spuntare la piantina, inizia a crescere, fortificarsi, chiaramente se te ne prendi cura, e poi un giorno arriva il frutto, ed è sempre un frutto inaspettato, secondo me, perché prevedere come negli anni ti renderà, tra virgolette, la community che hai costruito è veramente, secondo me, impossibile. Cioè, va oltre il nostro immaginario e gran oltre i nostri obiettivi. Io, personalmente, ti dico proprio mia esperienza personale, negli anni... Cioè, diciamo che quando io ho iniziato nessuno parlava di community, perché poi io ho iniziato a parlare di community e quindi io facevo tutto in maniera molto intuitiva, ma io lo facevo per il piacere, il desiderio di condivisione puro e senza effettivamente pormi la domanda: ma che cosa questo mi porterà in futuro? Sì, il mio scopo era guadagnare ai tempi dalle mie consulenze, appunto dai miei percorsi, dei webinar e quant'altro, ma mai avrei pensato che quel seme lì mi avrebbe portato, per esempio, a scrivere e pubblicare un libro, oppure tenere le formazioni che tengo, no? Cioè essere chiamata come speaker, parlare dai palchi. Cioè, quello che può darci una community è davvero, secondo me, molto più grande rispetto a ciò che noi riusciamo ad immaginarci. È un po' come, non so, un altro esempio più finanziario, i dividendi che ci arriveranno sicuramente, ma non abbiamo la percentuale vera è molto più alta di quella che ci avevano promesso la banca, cosa che tendenzialmente non succede. E infatti in questo caso con la community in questo caso succede e succede come, ecco. Quindi è un investimento in cui riporre molte speranze. Abbiamo citato per esempio in termini commerciali, no? Quando si fa un lancio, tu sei esperta appunto in lanci di successo su Instagram e oggi sempre più persone, la creator economy sta sviluppando anche su LinkedIn, per esempio. Faccio un piccolo spoiler, faccio l'angolo promo, mettiamo il gingolino, rifaremo Inspire Day, molte persone che ci seguono sono coinvolte nel nostro evento su LinkedIn Inspire Day, un evento in presenza a tema LinkedIn, e ci saranno alcuni talk quest'anno che vorranno proprio cercare di raccontare e delineare dei trend nascenti su LinkedIn per la creator economy, che è arrivata molto più tardi su LinkedIn, ma che sta trovando dei suoi modelli anche su LinkedIn, no? Quindi se fai un lancio, infoprodotti, corsi, eccetera, prodotti anche fisici, avere una community che risponde, che è pronta a rispondere, ti dà un beneficio, un impatto proprio economico, no? Su LinkedIn c'è un impatto di carriera che magari su Instagram chiaramente è meno rilevante in modo diretto, la carriera intesa come assunzione, però ci sono tutti quei benefici secondari che vengono dal fatto di avere una reputazione per un gruppo di persone. Tu hai citato quello del libro di cui volevo un po' parlare, perché io ne ho parlato in un post, Antonio Lombardi, che probabilmente ci sta seguendo, ha fatto una recensione, se non sbaglio, proprio ieri o l'altro ieri, anche sul tuo libro, che io consiglio. Vediamo se ce l'ho qui dietro, non me l'ero preparato, ma ce l'ho sempre qua con me. Facciamo angolo promo per il tuo libro, ma perché lo consiglio a chiunque scriva contenuti su qualunque piattaforma. Insomma, il vuoto da creator è illuminante. Ora, al di là del parlare dei contenuti del libro, io ci ho fatto anche i miei segnini dentro nelle cose da riprendere, che rapporto c'è, no? O c'è stato nella scrittura, o c'è adesso che il libro è fuori, tra la tua community e Grace come autrice? Ecco, appunto, tornando per esempio a quello che dicevo prima, no? Che noi piantiamo un seme e non sappiamo come crescerà, la verità è che
è proprio grazie alla community. Comunque, se il libro c'è, esiste, è nato, è pubblicato, perché è la community che mi ha accompagnato in questi anni, è cresciuta insieme a me e mi ha portato ad avere quella visibilità che mi ha permesso di, appunto, essere stata notata da una casa editrice che mi ha proposto di pubblicare questo libro, no? Ma chiaramente, appunto, cioè, 7 anni fa non è che nella mia testa era crea una community per pubblicare un libro, che non c'è assolutamente nulla di male, nel senso, io seguo, per esempio, con Community Master, abbiamo diversi proprio scrittori, no? Che entrano in Community Master per crearsi una community per poi promuovere il proprio libro. E di conseguenza, cioè, non era quello il mio obiettivo, ma è come dire, un risultato collaterale molto molto piacevole. Okay. Tanto, se sentite dei rumori sottofondo, vi chiedo scusa, ma qua abbiamo anche l'oratorio, oltre che il campanile. Ma sì, è vita reale, non abbiamo bisogno di essere patinati come alcuni finti influencer. Esatto. Tu poi l'hai portata anche un po' offline, no? La tua community, perché nelle presentazioni del libro, per esempio, hai avuto modo di incontrare, magari in alcuni casi per la prima volta, se ho capito bene dai tuoi post, la tua community. Sì, assolutamente sì. Ho fatto un tour un po' in varie città d'Italia. È stato molto bello perché ho sia rincontrato persone che magari avevo già incontrato in passato, ma magari a diverse fiere, eventi, insomma, in varie situazioni, e altre persone che magari conoscevo da anni e vedevo per la prima volta lì dal vivo. E anche questo, assolutamente, cioè, non, il numero di follower non vi fa fare una cosa del genere. La creazione di una community invece sì, perché non saranno, appunto, i follower a venire alla vostra presentazione o comunque ad un qualsiasi evento dal vivo voi decidiate di organizzare, ma solo se riuscite a costruire una vera community. E vale per qualsiasi evento dal vivo. Porto come esempio una studentessa di Community Master che ha deciso di lanciare da zero, organizzare da zero un festival della sostenibilità a Verona, che durava una giornata, e praticamente da organizzandolo da zero, prima esperienza, è riuscita comunque a portare più di 3.000 persone a questo festival qui. Cioè, è impressionante, no? Il numero. E cosa ha fatto? Ha basato tutta la comunicazione del suo profilo sullo storytelling, sulla creazione di una forte community, che ha portato al fatto che, appunto, queste persone erano interessate e sono venute poi dal vivo lì, anche da, tra l'altro, città e anche da altri paesi europei. Pensa. È un po' quello che è successo noi, appunto, con Inspire Day, no? Che mi ha detto, ma se provassimo a farle incontrare in presenza le persone, ed è stata una grande sorpresa, la più grande soddisfazione, in effetti, poi vedere le persone che si ritrovavano per la prima volta offline, ma che si conoscevano come fossero grandi amici online, e quindi è bello perché la community, dal mio punto di vista, su LinkedIn, credo, non solo su LinkedIn, crea delle connessioni multipunto, no? Cioè, tra il creator, se vogliamo, e la sua community, ma anche interno alle community, no? Quindi si forma un valore moltiplicatore proprio per le trame che ci sono all'interno delle community. Cominciamo a mettere qualche elemento anche di suggerimento, di consiglio, e io invito chi ci sta seguendo, se ha delle domande, appunto, da porti, delle osservazioni, se ci vuole dire come sta usando magari in modo simile o diverso Instagram e LinkedIn per costruire delle community, possiamo confrontarci. Ma se dovessimo dare alcuni consigli, secondo te, trasversali, che vanno anche oltre Instagram nella tua idea, quali sono proprio le cose che non si possono non fare per incominciare a costruire una community? Certo, sì, ecco, hai ben sottolineato che diciamo che i consigli che vado a condividere davvero trascendono dalla piattaforma, ok? Perché creare una community, cioè, la piattaforma è semplicemente una delle caratteristiche della community, perché è un punto di ritrovo. Quindi, appunto, creare una community dal vivo, come per esempio, appunto, l'Inspire Day nel tuo caso, il Festival della Sostenibilità nel caso della mia studentessa, la presentazione del libro nel mio caso, noi abbiamo bisogno di un luogo di ritrovo,
senza un luogo di ritrovo la community non può esistere, perché non ci sono, cioè, le persone non possono incontrarsi. E quindi questo luogo di ritrovo online può essere una qualsiasi, un nostro qualsiasi profilo, che sia su LinkedIn, su Instagram o qualsiasi altra piattaforma, poco importa. Però appunto noi su questa piattaforma dobbiamo però pubblicare, e pubblicare con costanza, perché se noi pubblichiamo un post, cioè un post non riesce a costruirti una community, no? Pubblicando con costanza ci saranno persone che si abitueranno anche banalmente al fatto che io so che il post di Ale esce sempre ogni giorno alle 11, il post di Grace esce sempre un giorno sì, un giorno no, alle 13, fantastico, io so che lì potrò incontrare appunto Grace e la sua community. E poi qua si potrebbe aprire, diciamo, un po' una diatriba che secondo me c'è stata negli ultimi anni, che sui social in realtà non si può costruire una community, ma puoi costruirti solo un audience. E qual è la differenza, no? Che c'è questa differenza tra audience network e community. L'audience è quando io parlo a molti, e quindi la comunicazione parte da me, e poi semplicemente tutti gli altri ascoltano quello che ho da dire io. Broadcast, meccanismo, diciamo, impronta televisiva anni 80. Esattamente. Radio. Poi c'è il network, dove io parlo in maniera appunto univoca, come nel caso dell'audience, ma poi parlo anche un po' singolarmente con tutti, quindi conosco, appunto, mi creo il mio network con questi. Certo. E poi arriva il terzo step, che è la community, quando non sono solo io che parlo e parlo con le persone singole, ma quando sono le persone singole che si parlano tra di loro. È quello che fa scattare la community. E la diatriba che si è aperta negli ultimi anni è che, ok, ma se io sono su Instagram, io parlo e tu commenti a me, non commenti agli altri, ok? Cioè, non, questo è il discorso. E infatti, secondo me, è chiaro che la community è quello, ma questo non significa che il social non sia in grado di dare quello spazio. Per esempio, uno degli ultimi post che ho fatto, il penultimo forse, era un post interattivo dove io proponevo alla mia community proprio di scambiarsi opinioni tra di loro. E lì io non faccio nulla, io ho pubblicato il post, quindi ho creato il posto dove la community può riunirsi, ma poi è stata la community stessa a intrecciarsi, a darsi consigli. Infatti siamo arrivati, adesso non so quanti commenti, l'ultima volta che ho guardato erano 500, ma forse erano di più, dove sono le persone che parlano tra di loro. Quindi io non sono d'accordo, per esempio, che sui social non si può costruire una community. Penso che si possa costruire, solo che bisogna appunto essere consapevoli che sì, appunto, se noi siamo unidirezionali, parliamo solo noi e non cerchiamo di fare in modo che la community possa coinvolgersi anche tra di loro, allora sì, ci stiamo costruendo la nostra audience, il nostro network, ma non la community. Però appunto, già per esempio anche tu me lo confermi, che quando voi avete creato l'Inspire Day, che ci sono state delle persone che lì che si erano parlate per anni online, si sono incontrate, ecco, quindi quello significa che la community c'è, esiste, può esistere, no? Quindi, guarda, appunto, ci serve un posto dove poter far incontrare la community e poi creare terreno fertile affinché non sia una comunicazione monodirezionale, ma appunto una comunicazione che possa intrecciare i percorsi delle persone che fanno parte. No? Guarda, questo è bellissimo, ci ricorda che alla fine, al di là degli strumenti che hanno i loro algoritmi, i loro aggiornamenti, le funzioni specifiche che ci sono o non ci sono, si tratta di coinvolgere persone. Quindi la matrice comune è la psicologia umana, no? Che ha delle necessità che devono essere appagate, ha delle modalità affinché questo accada. E quando noi ci ricordiamo questo e impariamo un po' di psicologia, non per manipolare, ma appunto per fare il bene che poi ricade su tutti, non c'è piattaforma che regga, no? Tutto diventa molto più cross-platform e cross-aggiornamento di algoritmo. Quando è la tua community, sì, magari qualcosina scrolla, no? Un pochettino di shock al momento, però alla fine si volta. Ci sono molti punti di contatto anche su LinkedIn di quello che hai detto. Per esempio, una cosa squisitamente tecnica, dove l'algoritmo ha una sua parte, ma seguendo l'aspetto psicologico,
è che oggi ciò che aiuta molto ad avere una maggiore reach dei post non sono semplicemente i commenti di per sé, ma sono i commenti che si annidano, cioè che creano una conversazione di botta e risposta tra loro, dove una persona commenta, l'autore del post magari va a commentare, ma c'è anche il commento di qualcun altro, capisco, che commenta il tuo commento. Questo oggi è benzina sul fuoco dell'engagement su LinkedIn, proprio l'algoritmo lo premia, anche per cercare invece di non dare lo stesso rilievo a quei commenti che sono solo un coro di bello, bravo, complimenti, che si mettono sotto e valgono tanto quanto un pollice o un cuoricino, no? Invece che i commenti che aggiungono valore sono premiati, soprattutto se creano diciamo i diversi livelli nelle trame, quindi ancora una volta Instagram e LinkedIn sono molto più simili di quello che si crede. Molto bello, sì. C'è un elemento che tu tratti nel tuo libro che ho trovato molto interessante, magari meno applicabile su LinkedIn, o magari lo è ugualmente, ci diranno le persone che ci seguono, che è quello di stabilire anche un po' dei paletti, dei limiti che si vogliono mettere tra sé e la propria community, perché per come la stiamo raccontando appunto significa comunque donarsi, donare il tempo, donare la conoscenza, aprire un pochettino le porte, poi mi incontrano di persona, no? E quindi aprire un pochettino la propria vita, e alcuni amano quest'idea, non vedono l'ora, altri invece si irrigidiscono un po', anzi scappano su LinkedIn perché dicono almeno è professionale, sto un passo indietro. Spoiler: no, anche su LinkedIn bisogna aprirsi. Come tratti questo tema del mettere dei paletti? Quanto è importante? Quanto è stato magari importante per te? O che consigli puoi dare al riguardo? Sì, guarda, ho scritto anche la newsletter di stamattina proprio su questo tema. Non l'ho ancora letta. Perché durante proprio la presentazione del libro, una ragazza mi ha fatto la domanda: Grace, ma se io non voglio, no, raccontare il mio lato personale, devo per forza sforzarmi a farlo, mi devo obbligare a farlo? E la verità è che qua ci sono due layer diversi. Il primo layer è che bisogna chiaramente distinguere ciò che è privato da ciò che è personale, perché molto spesso confondiamo queste due cose, ci sembrano la stessa cosa, ma non è così, perché il privato è effettivamente tutto quello che voi non avete voglia di raccontare e deve rimanere tale, vostro, privato, segreto, a prescindere da LinkedIn, Instagram, resta vostro. Giusto. Ma il personale, se voi su LinkedIn avete raccontato anche semplicemente, non so, un vostro caso studio dove avete raccontato come voi avete affrontato quella difficoltà del vostro cliente, come lo avete aiutato a superare quella difficoltà, sì, è un contenuto professionale, ma avete già mostrato il vostro lato personale, perché in quel caso studio comunque c'è il vostro carattere, il vostro approccio, il vostro modo di prendere decisioni, insomma. Molto di personale, dice molto della personalità, per esempio, no? Esatto, ci parla proprio della personalità della persona, no? E di conseguenza, appunto, cioè, intanto cerchiamo di capire. E seconda cosa, bisogna, come appunto questo suggerisco nel libro, c'è questo esercizio nel libro che si chiama il semaforo dei contenuti, no? Che proprio fa riflettere sul fatto di cosa è semaforo verde, cosa è semaforo giallo e cosa è semaforo rosso. Semaforo rosso, quindi tutto quello privato che non voglio raccontare per nessun motivo al mondo. Semaforo verde, che sono tutte quelle tematiche che racconto ben volentieri, banalmente tutto il lato professionale è un semaforo verde, no? Certo. E il semaforo giallo sono tutte quelle tematiche che sono lì lì in mezzo, che mi chiedo, ma interesserà qualcuno? Ma mi giudicheranno? Ma sono pronto a raccontare questa cosa o non sono pronto, no? E questo semaforo giallo è ciò che solo voi individualmente potete decidere se raccontare o no. Non ci sarà mai nessun, cioè né Ale né io verremo mai da voi a dirvi racconta quella cosa lì, no, esatto. Dovete deciderlo voi quanto vi sentite confortevoli con questa tematica qui, no? Perché ci sarà chi, non so, per dire, no, il tema della politica, della religione che divide molto molto spesso. Ecco, ognuno sceglie per sé se affrontare queste tematiche su Instagram, su LinkedIn, ovunque sia, no? Perché magari per me la mia religione è talmente importante
che anche quando io vado a cercare il lavoro su LinkedIn, io voglio che le persone sappiano che, non so, io sono cristiana, ho questa fede e che per me è fondamentale, è proprio un mio valore di vita, no? Certo. E di conseguenza io non andrò a nasconderla questa cosa. O al contrario, io ho una visione politica determinata e io però non voglio assolutamente che i miei capi sappiano della mia visione politica, allora questa cosa si sposta, no? Nella zona rossa, non andrà raccontato. Certo. Quindi questi sono un po' i layer, no? Capire qual è la differenza tra privato, sì, e personale, e appunto mettere i colori alle tematiche che andiamo a raccontare. Ecco, su questo LinkedIn, diciamo, è stato, forse adesso le cose sono un po' cambiate, però è sempre stato, diciamo, ha avuto dei semafori già un pochettino più comuni a tutti, nel senso che per tanto tempo si è detto su LinkedIn non si parla di cose personali, solo professionali, eccetera. Poi le cose sono cambiate e alcuni hanno incominciato a dire LinkedIn è diventato come Facebook, no? O come Instagram, dove ci va tutto senza filtro. In realtà il punto che secondo me molti mancano, ma poi ritorniamo appunto alla psicologia umana, è che dobbiamo umanizzare la presenza anche su LinkedIn, così come si fa più abitualmente magari altrove, che non vuol dire non avere filtri o dover raccontare per forza le cose private, ma dare un aspetto umano anche della professione, decidendo chiaramente i propri paletti. Quello che ho osservato, e mi farebbe piacere la tua opinione, è che, diciamo, quanti meno semafori rossi si mettono e quindi magari si danno degli sguardi anche sugli aspetti che potrebbero essere un po' divisivi, polarizzanti, perché non tutti la pensano ugualmente, quanto più creiamo una community che magari potrebbe ridursi di dimensione ma aumentare di affezione, no? Di condivisione valoriale. Ed è un po' uno dei principi che si insegna anche nel personal branding, no? È meglio piacere tanto a pochi, i tuoi follower veri, community vera, che poi sono pronti a comprare da te, che diventare talmente generico che alla fine nessuno veramente ti ama da un punto di vista professionale. Sì. Cosa ne pensi? Sei d'accordo? Qui due riflessioni. Uno dipende un po' anche dal tuo obiettivo. Per dire, se tu vuoi diventare un personaggio pubblico, giornalista, per dire Selvaggia Lucarelli, no? Che è un personaggio che divide tantissimo, no? Le opinioni. Per lei non è importante essere amata da pochi, per lei è proprio importante questo, essere divisiva per tanti, no? E quindi se il tuo obiettivo è quello, chiaramente ci sta che tu ti esponga, faccia queste, no, dichiarazioni provocatorie, al limite magari a volte e quant'altro, però qual è il problema? E qui arriva appunto il secondo punto collegato, che c'è tutto un substrato psicologico di nuovo che non viene preso in considerazione per entrambe le casistiche. Mm-hmm. Perché se io voglio piacere a pochi ma buoni, devo sapere accettare il fatto che ci saranno tante persone a cui io non piaccio e non interesso. E non è così scontato, cioè non è così semplice dire consapevolmente io accetto di non piacere ad altre persone, no? Sì, e sì, dall'altro lato, l'esempio della Selvaggia Lucarelli, bisogna essere proprio psicologicamente pronti al fatto che tu verrai costantemente attaccato da qualcuno. Cioè, la quantità di hating che le arriva, io non me lo immagino neanche, ci saranno ondate continue. E se tu psicologicamente non sei pronto a ricevere messaggi, cioè, fidatevi che molto spesso personaggi pubblici del genere ricevono minacce, non solo messaggi. Di odio, di morte, cioè di veramente, è veramente psicologicamente pesante. E se tu non sei preparato a questa cosa qui, lì è faticoso. Tant'è che a me, per esempio, tanti studenti dicono voglio andare virale, vanno virali su Instagram, gli arriva l'ondata di questo odio, per non dire altre parole, e poi loro, no, io dopo questo non voglio più andare virale, perché non erano pronti, non erano preparati psicologicamente, sì. No? Sì. Beh, ho visto un caso proprio di Michael, no? Rispetto ai suoi esperimenti fotografici, Michael Bertolasi, fotografo, che è andato virale, fa questi esperimenti sociali per strada fotografando degli sconosciuti, e un reel, se ricordo bene, no? Che mostrava, sì, questo
le quinte, è andato un po' virale e nei commenti si è scatenato, diciamo, una bella polarizzazione inaspettata. Sì. E quindi c'è questo aspetto qui, no? Cioè, dipende tutto chiaramente dai nostri obiettivi sempre, però noi dobbiamo ricordarci che dietro i nostri obiettivi poi non c'è solo il discorso di qual è la strategia migliore per raggiungere il nostro obiettivo, ma anche siamo pronti psicologicamente a raggiungere quello. Bello. Questo è un bellissimo punto, grazie per averlo condiviso. Allora, prenderei una domanda proprio di Antonio Lombardi e poi andiamo alla conclusione con magari qualche errore da non fare, no? Se vogliamo mettere un pochettino in allerta per chi vuole costruire una buona community, cosa non bisognerebbe fare. Antonio pone il tema del tempo da dedicare, di come tenere un po' traccia del tempo dedicato e dei risultati ottenuti. Credo che la domanda sia cross piattaforma. Antonio è molto attivo su LinkedIn, penso anche su Instagram, non lo so, ma di sicuro su LinkedIn, e tocca uno dei grandissimi nervi scoperti. Faccio uno spoiler, mi permetto di questa cosa, parlando di libri, io sto scrivendo invece proprio riguardo al tempo da dedicare ai social, in particolare a LinkedIn, perché per me è un tema cruciale e mi viene sempre nelle mie formazioni, nelle consulenze, sempre tirato fuori il tema del tempo da dedicare, no? E quindi tocchi proprio nel segno, Antonio, non ci eravamo messi d'accordo. Tu hai delle idee su come tenere traccia del tempo e della produttività di questo tempo da dedicare alla community? Ma allora, non ho dei consigli specifici, perché io, sono sincera, io non ho mai tenuto traccia particolarmente dell'orario di lavoro, eccetera, anche perché a me non piace ragionare in ore di lavoro, ma piuttosto in task, nel senso, hai fatto quella task, ti sei posto, bene, cioè, poi chiaro, ogni task può essere ottimizzata, puoi farla in minor tempo, eccetera, però diciamo che io proprio di mio, come persona, sono una persona abbastanza produttiva e efficiente, quindi non mi preoccupo del fatto che potrai sprecare tempo in altro. Però quello che cioè è interessante il fatto che mi pare di capire che la domanda in sostanza sia un po' quanto tempo dedicare alla promozione rispetto al lavoro che facciamo poi, no? Cioè, quindi da questo punto di vista. E da questo punto di vista io vorrei riportare una citazione che c'è anche nel libro e che mi è stata detta proprio anni fa, 7 anni fa credo ormai, da una persona che appunto agli albori del mio essere freelance mi ha presa, diciamo, sotto la sua ala, mi ha aiutata a crescere e mi disse questa frase: devi essere il tuo cliente più importante. E cosa significa questa frase? Che quando noi abbiamo un cliente, no, gestiamo per questa persona i social, scriviamo i testi, facciamo il sito, quello che è, tutto il tempo lo dedichiamo a questa persona. C'è da fare una modifica? Sì, subito, immediatamente, adesso ci sono. Sono in vacanza, non importa, devo sistemare questa cosa per il cliente, arrivo, ci sono. Adesso, non so, sono le 7 del mattino, non è partita la mail, mi metto a sistemare le cose. Bla bla. E, per carità, è giusto fino a un certo punto, no? Cioè, facciamo le cose che dobbiamo fare per il cliente, però poi ricordiamoci che non siamo dei chirurghi, e quindi, a meno che, non so, non siamo sotto lancio, effettivamente non è partita una mail di vendita che doveva partire, la faccio partire, ma nella maggior parte delle situazioni, se una task aspetta mezz'ora o una giornata, non succede assolutamente nulla di grave, no? Sì. Invece, quello che, cioè, quindi, qual è il senso del mio discorso? Che siamo pronti a dedicare tutto il tempo necessario, tutto il tempo possibile a, appunto, i nostri clienti, ma poi quando tocca a dedicare il tempo a noi stessi e quindi metterci a fare la nostra strategia di crescita su Instagram, su LinkedIn, metterci a cercare nuovi clienti, promuovere il nostro personal brand, far crescere il nostro personal brand in un modo o nell'altro, c'è sempre tempo, lo faccio domani, rimando. Invece questa cosa va calendarizzata esattamente come va calendarizzata un appuntamento con il cliente, no? Quindi io metto l'appuntamento con Ale domani alle 3 e poi alle 4 invece ho l'appuntamento con me stessa per occuparmi del mio personal branding.
Ok, quindi quanto tempo dedicare al proprio personal brand rispetto ai propri clienti? Questo secondo me è molto individuale, no? Perché per dire, nella posizione nella quale mi trovo io ad oggi, se io per dire non mi occupo del mio personal brand per un mese, non succede nulla, io continuerò ad avere le mie vendite, e i miei studenti, i miei clienti, no? Ma la Grace di 7 anni fa, l'unica cosa che doveva fare è proprio occuparsi del suo personal brand, al contrario, per far crescere quello e per riuscire ad arrivare al punto dove sono ora. Dipende molto dalla fase, in effetti. Sì, sì, assolutamente. E, guarda, una citazione che dico sempre è: prima tu lavori per il tuo personal brand, poi il tuo personal brand lavora per te. Bellissimo. Significa proprio questo. Tra l'altro, parlando di tempo, tu hai una prefazione nel libro proprio di Andrea Giulio Dori, no? Sui temi dell'utilizzo del tempo, di renderlo efficace e non sprecarlo, come dire, un master. Allora, io la penso in modo molto simile a te, e siccome appunto spesso si pendola un po' tra il tempo per me stesso, occupa tutto, non faccio più niente quando c'ho i picchi di lavoro, io quello che suggerisco è di contingentare del tempo, quindi avere dei blocchi che non siano meno di 20 minuti, ma potrebbe essere un'ora ogni giorno, in modo da, come dici te, è un appuntamento e quindi lo faccio, no? Esatto. E cercare magari di non farlo strabordare troppo, perché sennò poi magari si lasciano dietro altri task. Però fa parte, se prendiamo la famosa matrice di Eisenhower, è proprio di quelle cose urgenti e importanti, no? Fare il proprio personal brand. Però tenere una traccia e provare a misurare un risultato, oggettivamente potrebbe essere interessante. Io quando, per esempio, ho usato LinkedIn in prima persona, ma per vendere altro, prima che facessi questo lavoro, ho tenuto traccia molto banalmente, ma alla fine efficacemente, del fatturato che è venuto nell'arco di un anno dai clienti trovati e sviluppati attraverso LinkedIn. E l'ho paragonato ad altri mezzi, quindi siccome era difficile dire mi serve un'ora o 5 ore, mi sono detto però poi come mixo in qualche modo e gestisco la quantità di ore che va su un mezzo o su un altro, quello certo, che porta i clienti a maggior valore alla fine prenderà maggior parte del tempo. E sì, esatto, secondo me hai toccato un tema molto importante, perché molto spesso, e tra l'altro è proprio anche quello che scrive Antonio nel messaggio, non è questione di fare di più, è questione di fare meno, ma delle cose veramente importanti che ti portano risultati, no? Quello che si dice la legge di Pareto dell'80-20, che poi alla fine sono 20% delle cose che ti portano veramente risultati. Ecco, cerchiamo di individuare qual è questo 20%, cos'è che ci fa ottenere risultati, e concentriamo tutta la nostra attenzione su questo 20% piuttosto che disperderlo nel restante 80%. Esatto. Quindi, per chiudere su quello, insomma, più che un time tracking, sarebbe un'analisi, secondo me, da fare periodicamente, mensilmente, trimestralmente, per dire cosa ho fatto, cosa mi ha portato cosa. Se uno vende online, anche tracciando gli URL molto banalmente, o se invece ci sono altri meccanismi, diciamo, meno tracciabili in digital marketing, guardando dove sono venuti comunque delle conversazioni, dei lead, e poi fare delle scelte. Allora, chiudiamo, anche perché stiamo chiacchierando da parecchio tempo, magari su qualche errore da non commettere, no? Quali potrebbero essere dei colpi mortali per la propria community, per la costruzione della community? Secondo me, dico l'errore proprio più grande in assoluto, sì, è appunto questo tentativo di piacere a tutti, ok? Quindi, partiamo dal presupposto che proprio è un obiettivo irraggiungibile riuscire a piacere a tutti, cioè mettiamocelo in testa sin dall'inizio, e dobbiamo imparare ad accettare il fatto che ci saranno persone a cui non piaceremo, non piaceranno i nostri contenuti. Non è facile da accettare, perché, come dico nel libro, comunque di base tutti noi abbiamo questo desiderio di essere amati, accettati per ciò che siamo, per le persone che siamo, così come siamo esattamente, no? E di conseguenza questo desiderio di base ci porta a creare dei contenuti che magari non ci rispecchiano realmente, ma sappiamo che sono in trend, quindi potrebbero piacere. Dei contenuti che hanno funzionato per altri, allora sappiamo che quella cosa è piaciuta, allora la replichiamo anche noi, perché anche noi vogliamo piacere. Oppure mostriamo solo il lato migliore di noi, no? Solo appunto i nostri successi,
sì, solo i nostri successi per di nuovo, perché per i successi mi ameranno. Ma la verità è che, cioè, in questo modo stiamo intanto a falsando la realtà, perché noi non siamo solo quella cosa positiva, solo quelle cose belle, eccetera. B è una maschera che è molto difficile da tenere sul lungo termine, perché prima o poi ci verrà questo istinto di esprimere il nostro vero... Sì, esatto, di lasciar cadere la maschera, no? Perché ci sentiremo stretti dentro questa maschera che ci siamo costruiti, in un certo senso. E di conseguenza, ecco, l'errore proprio più grande è questo, no? Cioè questo tentativo di piacere a tutti attraverso i contenuti, quindi creo contenuti solo che so già potrebbero piacere, poi di fatto... La cosa divertente è che di solito questi contenuti non funzionano mai, perché non rispecchiano veramente l'autenticità della persona. Non ti raccontano, è vero. E una cosa invece molto tecnica e specifica, che mi piacerebbe capire anche qua, magari diciamo similarità o differenze tra LinkedIn e Instagram, rispetto a rispondere singolarmente alle persone, DM e commenti, sempre rispondere a tutti alcune volte diventa un pochettino impossibile in termini di tempo, ci si perdono anche i messaggi. Qual è la regola che tu consigli per tenere insieme la community e far sentire le persone ascoltate? Ma guarda, qui di nuovo ci appelliamo alla psicologia umana, andandocene di nuovo dal discorso social, perché cioè, se io ti scrivo su WhatsApp e tu non mi rispondi, cioè, comunque ci rimani male, magari una volta va bene, fa nulla, la seconda volta, la terza volta ci rimango male e non ti scrivo più, ok? Cioè, sui social non è che le persone che stanno sui social sono dei robot, degli alieni o degli esseri mitologici che non c'entrano niente, no, sono sempre gli stessi umani che appunto se mandano un messaggio WhatsApp e non ricevono una risposta ci restano male, quindi... È chiaro che man mano che cresciamo, man mano che cresce la nostra community, soprattutto, diventa sempre più difficile gestire la questione, quindi riuscire a rispondere a tutti. Ma personalmente, fin tanto, cioè io penso che fin tanto che si riesce, cioè che hai la possibilità di rispondere sia ai DM, sia ai commenti, a qualsiasi altra cosa, devi farlo. È comunque una cosa che devi mettere come task quotidiana, dove sai che quell'ora al giorno è dedicata alle risposte in direct. Perché appunto, cioè, è proprio una questione umana di fatto, no? Se noi continuiamo a fare domande nelle stories, per esempio, e poi la gente ci scrive, ma noi queste risposte non le leggiamo neanche, è chiaro che la gente smetterà di scrivere. Certo, esatto, le persone devono sentirsi ascoltate. Poi, magari sicuramente è capitato anche a te, a me è capitato, con la persona a cui magari hai dato 30 secondi di attenzione con una risposta, magari anche un quesito tecnico, a me spesso ne fanno, no? Su LinkedIn, non è un cliente, non è nemmeno un prospect, però prendi un minuto per dare una risposta corretta, vera, cioè mettendoci la testa, e anni dopo ritrovi la persona e quella persona si ricordava, no? Guarda, tu mi hai dato attenzione, o insomma grazie, cioè si sentono molto più vicini a noi, anche a distanza di tempo, no? E anche questo è il seme che hai piantato. Bravissimo. E hai colto un frutto che nemmeno potevi immaginare. Esatto, infatti volevo proprio chiudere con circolarità, per quello ho citato, è proprio uno di questi semi. Allora, Grace, io ti ringrazio tanto, sono usciti tanti spunti interessanti di aspetti simili e ovviamente qualche differenza, ma più similitudini che differenze, oserei dire. E quindi chi ci ha seguito e è più abituato a creare una community su Instagram può sentirsi magari ora anche un pochettino più attratto a farlo su LinkedIn e viceversa, ovviamente. C'è qualche altro commento che non siamo riusciti a prendere, Streamer tra l'altro non me li mette nemmeno qua, e quindi comunque rispondiamo eventualmente anche con appunto nei commenti della live, però grazie. Anche banalmente se avete dubbi o domande potete anche scrivermi su Instagram, mi trovate come Grace the Amazing, io Ale ti ringrazio, è stata una bellissima live. E riguardo il fatto che sono uscite tante similitudini, devo essere sincera che non avevo dubbi, perché qualsiasi social si basa appunto, come hai ben sottolineato, sulla psicologia umana.
siamo sempre noi, siamo sempre gli stessi umani, ripeto, non siamo alieni, non siamo robot, non siamo, non so, intelligenze artificiali che cambiano da social a social, e di conseguenza, ecco, il miglior approccio che potete avere su qualsiasi social è avere un approccio umano, punto. Beh, questa mi sembra una chiusa perfetta, è uno di quegli insight che forse, come dice Sabine, sono stati per qualcuno illuminanti, e adesso io non ambivo a tanto, anche solo dare uno spunto, ma se possiamo illuminare la strada della costruzione di qualche community, non possiamo che essere contenti, no? Mi fa molto piacere, assolutamente. Grazie sì. A voi. Grazie, buona giornata a tutti e ci sentiamo presto, Grace. Ciao. Ciao, ciao.